La riforma della sanità prevede molti cambiamenti, tra cui alcuni particolarmente importanti, che sono quelli del rafforzamento degli ospedali, della rete ospedaliera e soprattutto per quelle patologie in cui è più facile il rischio di morte, e rafforzare il pronto soccorso con l'aggiunta di un medico in più, non lasciare soltanto un medico, perché si vedono oggi delle file lunghissime e addirittura i medici che le prendono in botte a mai finire, e nello stesso contempo dare più valore al paziente e al medico. Quindi in sintesi un po' tutto il succo di quello che l'assessore ha riportato e noi abbiamo preso per intero, quindi lo manderemo per intero. La domanda che faccio è: i presidi che restano, quelli che non sono ospedalieri, che in che modo opereranno con gli ospedali? Beh, in una sinergia che ho provato a spiegare e che è necessario approfondire evidentemente, cioè nel senso che i presidi territoriali, ecco, lo spieghiamo ai cittadini, perché in Sicilia io non ho chiuso nessun ospedale, anzi li ho potenziati tutti, dai più piccoli al più grande. I presidi territoriali dovranno funzionare da drenaggio, sono la prima porta della salute per il paziente, per il cittadino che deve recarsi in ospedale soltanto per le patologie acute, per le malattie, come dire, più gravi, l'infarto, lo stroke, l'ictus, cioè le patologie che si curano dentro gli ospedali. Quindi dobbiamo potenziare i presidi territoriali per fare in modo che il cittadino riceva la prima risposta alla sua domanda di salute dentro queste strutture, per alleggerire il pronto soccorso, altrimenti non risolveremo mai il problema della confusione al pronto soccorso. Non sarà un medico in più, né gli spazi in più, né le barelle in più a risolvere il problema del pronto soccorso, ma sarà quello di offrire ai cittadini una assistenza sanitaria che prescinda dall'ospedale quando non è necessaria l'assistenza all'interno dell'ospedale. Su questo dobbiamo insistere, questa è la scommessa che noi ci ripromettiamo, come dire, di vincere nelle settimane a venire. La rete ospedaliera ormai è stata approvata dal comitato interministeriale, è stata approvata dai ministeri affiancanti a Roma, è diventata una realtà. Fra qualche settimana cominceremo con il reclutamento del personale, che riempirà di unità operative, di medici, infermieri, operatori sociosanitari i nostri ospedali e le nostre strutture territoriali, e attraverso questo sistema virtuoso noi, come dire, raggiungeremo l'obiettivo anche di svuotare i pronto soccorso dalla confusione e di evitare, come dire, gli incidenti che si sono verificati nei mesi e negli anni scorsi, ovviamente tutto a svantaggio del cittadino. Abbiamo lavorato per questo, oggi, come dire, questo nuovo sistema determina certamente la soluzione di questi gravissimi problemi che riguardano la vita e la salute del cittadino. Perché votare Gianni Pompeo alle comunali? Perché oggi l'assessore è anche qui per una campagna elettorale che lo vede impegnato sulle comunali di Castelvetrano. Perché Gianni Pompeo è un uomo concreto, Gianni Pompeo ha fatto per anni il sindaco, lo ha fatto guardando a quella che è la realtà del suo territorio, alla realtà e ai problemi della propria gente, ha intercettato bisogni, ha cercato di capire come disegnare la propria città proiettata in una dimensione di futuro, pur in un'area territoriale complicata, difficile, che soffre di tantissimi problemi a partire da quello della criminalità organizzata. Gianni Pompeo rappresenta tutto questo, rappresenta molta saggezza, rappresenta grande esperienza, e quindi il sostegno a Gianni Pompeo, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mio partito, è un sostegno consapevole, convinto, di una persona, di una personalità che ha dato molto a Castelvetrano e che certamente rappresenta la garanzia anche per gli anni a venire in questa città. Ci troviamo nel comitato elettorale del candidato a sindaco del Partito Democratico, il dottor Gianni Pompeo, e fra poco parleremo di sanità, dove sarà presente naturalmente anche l'assessore regionale Baldo Cucciardi. Ma intanto chiediamo cosa penserà di chiedere all'assessore, quale impegno? Ma io credo che già un impegno è stato rispettato, che è stato quello della razionalizzazione della rete ospedaliera, il fatto del mantenimento di tutti i servizi e i reparti che erano presenti già in ospedale prima ancora di questo piano, già per noi è una garanzia che i bisogni di salute di questa collettività sono stati rispettati.
Certo, in corso d'opera, ma questo diciamo, evidentemente anche nel corso dei tempi, io credo e parto da un presupposto che tra Castelvetrano e Mazara bisogna garantire anche a questa fascia territoriale, che è quella che garantisce anche i bisogni salutistici di tutta la collettività del Belice, a partire da Sala Paruta, Poggio Reale, anche Gibellina. Io credo che noi dovremmo essere due ospedali in grado di garantire tutti i bisogni di salute. È chiaro che qualche specialistica andrà all'ospedale di Marsala, che è un ospedale di primo livello, ma questo ci sta. Ecco, non credo che sia la distanza che possa diciamo, impedire a un cittadino di poter ricevere da un punto di vista di bisogno sanitario, possa ricevere la giusta garanzia e poter avere le cure necessarie. Deve essere necessario che ci sia un pronto soccorso efficace per le urgenze e probabilmente alcuni che riguardano le patologie più gravi, dove se non interviene immediatamente, come gli infarti, gli ictus. Ma questo sicuramente è garantito dalla presenza di due pronto soccorso entrambi funzionanti. Io sono anche convinto che già quello che è stato annunciato, cioè dello sblocco concorsuale, della copertura dei posti, soprattutto nelle aree di emergenza e urgenza, potrà mettere in condizione di dare una garanzia in più, cioè nel senso che i pronto soccorso non devono essere affidati soltanto a un solo medico nelle 24 ore, ma il nostro obiettivo è che ci siano almeno due medici. Chi le parla è stato dirigente di pronto soccorso per tantissimi anni, quindi so qual è la necessità dei reparti di emergenza e urgenza, quindi la garanzia di coprire il pronto soccorso sia di Castelvetrano che di Mazara con organico sufficiente, penso che sia una cosa che noi chiediamo con forza e che penso potente anche che già la strada è tracciata, nel senso che se faranno il concorso in questa provincia come in tutte le province siciliane e possono essere colmate quelle lacune che fino ad oggi si sono avvertite. Sì, anche perché devo dire che il pronto soccorso anche a Marsala rappresenta un grande problema, perché un solo medico, oltre a creare delle file lunghissime, sfianca l'operatore, perché giustamente corri di qua, corri là, sono tutte emergenze o tutte urgenze e quindi diventa veramente anche poco, molto rischioso per garantire un risultato efficiente e poco felice per la collettività. So quello che si passa per averlo vissuto personalmente ed è proprio questo, questo è l'obiettivo e tra le altre cose di questo si è parlato anche pubblicamente. La pianta organica sarà sicuramente adeguata a ciascun pronto soccorso in base ai numeri che già esistenti. Noi abbiamo accessi, per esempio nella nostra città, nel nostro pronto soccorso, 40.000 accessi l'anno, che certamente giustificano abbondantemente che l'organico di pronto soccorso va potenziato, va raddoppiato quantomeno nei numeri, ma non solo quello di Castelvetrano, anche quello di Marsala, Mazara, Trapani e Alcamo. Dove c'è un pronto soccorso chiaramente è lì, immedesimiamoci di chi, una cosa certamente che va fatta è quella di selezionare, cioè garantire che al pronto soccorso vada effettivamente l'urgenza. C'è per ora in itinere un disegno di legge per cercare di indirizzare il codice verde e il codice a parte il codice bianco verso le guardie mediche, potenziando i servizi di emergenza territoriale di secondo livello, cioè nel senso quelli che effettivamente... Ma in effetti si è sempre detto, perché fino alle ore 20 dovrebbe esserci in funzione il medico di medicina generale, dopodiché devono scattare le guardie mediche e quindi per una cosa di questo genere bisognerebbe andare alle guardie mediche. Un problema, io che ho vissuto anche questa cosa tramite un marito medico, il fatto delle guardie mediche, almeno negli ultimi anni, poi oramai lui è passato avanti, il fatto delle guardie mediche rappresentava una scarsa quantità di strumentistica e quindi a volte il medico doveva fare veramente i salti mortali per aiutare, per esempio se doveva sudorare o altro. Certo. Ma nel momento in cui la guardia medica non sarà quella storica, quella a cui siamo abituati, ma si organizzeranno i punti anche di soccorso 24 ore su 24, c'è in campo nazionale, penso che venga ricevuto anche a livello regionale, l'opportunità anche che i medici, per intenderci i medici cosiddetti mutualisti, i medici di base, possano consorziarsi fra di loro e organizzare e garantire la presenza di un medico costantemente H24 per una patologia che non sia da pronto soccorso ma che sia Su questo c'è stato un fronte di medici, il sindacato non vuole, perché già i medici lavorano tantissime ore come medico di base, molto spesso alcuni fanno anche la doppia funzione perché magari sono anche specialisti, quindi hanno il loro lavoro extra,
e quindi non vorrebbero dover arrivare a doversi sobbarcare anche delle notti, a meno che ti capita una notte al mese e allora già è diverso, voglio dire, come reperibilità però. Ma dobbiamo garantire, diciamo, Presidente, l'ideale sarebbe che oltre al personale di guardia medica possono partecipare con quel certamente peso anche professionale che può essere una notte al mese. Certo, io mi rendo conto che cosa può significare, diciamo, per un medico di base garantire, diciamo, più turni notturni, ma potenziare e far sì che l'organico di guardia medica possa essere nelle condizioni di garantire un'assistenza territoriale e, ripeto, magari per ente estesa ai codici verdi, già sarebbe un successo. Però mi domando, a cosa servirebbero le guardie mediche qualora il medico di base dovesse subentrare? Perché la guardia medica c'è il medico guardista, quindi nel momento in cui subentra il medico di base, cosa cambierebbe? Cioè, non capisco questa funzione. E ripeto, la legge che stanno pensando, la stanno pensando in virtù comunque di reperibilità, non di luogo fisso dove figurativamente ci deve stare, come funziona? Allora, se noi riuscissimo a utilizzare un personale già esperto, che è il personale di guardia medica abituato a fare, diciamo, turni e soprattutto a garantire quelle piccole emergenze o quelle piccole urgenze che possono certamente essere... Sono reperibili tutto il sabato, mattina, pomeriggio e notte, tutta la domenica mattina, pomeriggio e notte, e un giorno a settimana tocca a un medico. Certo, poi a questo aggiungo che ci sono i presidi di primo intervento che sono già funzionanti, diciamo, durante le ore diurne. Potremmo dare, diciamo, un'assistenza H24 e alleggerire il pronto soccorso. L'obiettivo è quello, fino a quando il pronto soccorso sarà certamente meta di tutti i cittadini per un bisogno di salute qualunque, anche non giustificato, noi dobbiamo dare la possibilità, diciamo, ai medici di emergenza di fare emergenza. Questo deve essere, diciamo, sicuramente l'elemento essenziale. Poi garantire, ripeto, per le non emergenze, ma le... Quindi va anche rieducato il cittadino. Perché molto spesso il cittadino preferisce andare al pronto soccorso, certamente anche perché lì c'è tutta la strumentazione e quindi si sentono più garantiti, ma se uno potenzia le guardie mediche, le fa diventare dei piccoli pronto soccorso locali, a quel punto la zona verde, che è quella, diciamo, è meno... Col codice verde, quello, insomma, che c'ha meno pericolo, insomma, non c'è il pericolo di vita, non è il codice rosso, automaticamente in questo caso possono intervenire facilmente e quindi anche educare i cittadini a dire: potete fidarvi perché lì trovate sicuramente l'assistenza che vi spetta. Senza la collaborazione del cittadino e l'educazione del cittadino, sicuramente, dico, qualunque riforma è destinata a fallire. L'obiettivo potrebbe essere quello di dare intanto certezza di attrezzature, di un minimo di attrezzature. Se poi questi vengono allocati nei pressi di un ospedale funzionante, garantire anche qualche accertamento di minima, ore nei servizi, se dovesse essere necessario, il cittadino si sente garantito. Se il cittadino ricorre a una prestazione, per esempio, o in guardia medico oppure un domani in un presidio potenziato anche dai medici di base, se non riesce, diciamo, a essere garantito in quella che può essere una preoccupazione, perché parliamoci chiaro, cioè, il bisogno di salute a volte viene alterato da quella ansia che c'è, che si scatena in una famiglia quando vede un parente che sta male. Allora noi dobbiamo educare il cittadino, ma garantire anche la prestazione minima che sia, diciamo, quantomeno che garantisca la salute del cittadino. Il pronto soccorso, diciamo, l'emergenza, urgenza e salvavita, tutto quello che è salvavita dobbiamo garantirlo. Anche il triage che è stato applicato da alcuni anni permette di fare, diciamo, noi assistiamo per esempio nelle cronache di questi giorni, cittadino che si lamenta di stare 7 ore, 8 ore al pronto soccorso senza ricevere assistenza. Secondo volte anche di più. Ecco, secondo me è preferibile avere, diciamo, una stazione alternativa dove possa essere visitato in tempi più brevi. Non solo, anche perché potrebbe apparire un codice verde di base, poi diventare un codice rosso perché uno magari sembrava una cosa banale, poi invece non lo è. Il fatto di intervenire immediatamente significa che poi dice: no, questo va trasportato invece nell'urgenza. In quel preciso momento veramente salvi la vita. Certo, ma dobbiamo anche metterci nelle condizioni di garantire effettivamente quei casi in cui è necessario intervenire subito. E con questa, diciamo, doppia prestazione potremmo garantire il cittadino che ha un bisogno sicuramente di un medico e trovarlo nei tempi e nei modi opportuni, ma garantire anche colui il quale invece ha bisogno di cure immediate, che spesse volte può essere anche
rallentato, diciamo, nel suo percorso di cure da casi che non sono urgenti e che purtroppo intasano il pronto soccorso e che determinano quella stanchezza del medico di guardia che è soggetto possibilmente a intervenire in casi non di sua competenza ma che non può certamente trascurare perché non ci sono siti alternativi. Io non so come funziona a Castelvetrano per quanto c'è nei medici di base, però dato che il medico di base può tenere aperto un tot ore, no? Quindi la maggior parte fanno la mattina, bisognerebbe invece fare in modo che si faccia a volte di mattina, a volte di pomeriggio, in modo tale che si tenga la possibilità, perché c'è chi lavora tutto il giorno come mio marito e quindi vabbè, ma la maggior parte dei medici fanno una fascia oraria e quasi tutti preferiscono la mattina. Questo fatto anche crea del disagio, quindi sarebbe giusto fare in modo che si faccia mattina e pomeriggio, è un problema, più che di notte. È un problema organizzativo, attualmente un medico dipendente ha i suoi assistiti, per cui garantisce lui i bisogni di salute dei suoi assistiti e si organizza autonomamente il suo orario. Io credo che praticamente non fanno sempre soltanto le mattine, ma ci sono anche dei medici coscienziosi che fanno anche i pomeriggi perché, per venire incontro alle esigenze di coloro i quali magari lavorano e non sono impegnati. No, però una riforma, voglio pensare, dovrebbe fare in modo di prevedere che anche se non trovi il tuo medico puoi andare, già ci stanno i medici associati, però al di là degli associati eccetera, si dovrebbe creare che nelle urgenze, così che c'è bisogno di un medico, a quel punto il primo medico reperibile è un po' come il taxi. Da un punto di vista organizzativo, se scatta la riforma, un medico non deve assistere soltanto i propri assistiti, ma deve essere un medico disponibile. E allora in tal caso non è il problema del medico associato, è il problema che il medico va lì a fare un turno per casi che non sono certamente di pronto soccorso, emergenza, urgenza, ma per, diciamo, per estendere la sua professione anche a coloro i quali non sono assistiti da lui. Si organizzano dei veri e propri turni di medicina di base. E allora il medico di base è disponibile anche nei confronti degli assistiti dell'alto medico senza bisogno di essere medico associato. Questo sarebbe, diciamo, un domani sicuramente. Il futuro secondo me è questo, per poter garantire a tutti i livelli essenziali di assistenza è proprio quello, di scindere, di educare il cittadino, di scindere, diciamo, la patologia, di dare l'opportunità di essere per di loro però in comunicazione, perché è possibile, come diceva lei, che un cittadino che si rivolge per esempio a un presidio non di emergenza urgenza possa essere vedendo un paziente che in corso d'opera ha una patologia che quanto prima, diciamo, può diventare urgente, allora in tal caso deve essere trasferito immediatamente nei posti giusti. Ma questo, diciamo, organizzativamente è l'obiettivo della riforma. Sarà difficile anche perché richiede l'impegno di mezzi ed è anche una riforma che economicamente diciamo, ha un suo costo, però con i risparmi e i tagli che sono stati fatti in sanità io sono convinto che ci sono i mezzi e le condizioni per poter, diciamo, agire in questo modo. Per una sanità che funziona cosa si aspetta di cambiamento? Mi aspetto il meglio per una sanità che funziona a 360 gradi. E lei cosa si aspetta per una sanità più funzionante? Ma diciamo un impegno maggiore da parte delle istituzioni. Io, diciamo, ho vissuto il problema della sanità, visto che mio padre era ispettore sanitario, quindi conosco bene i problemi e quindi un impegno maggiore, diciamo. E lei invece? Mi auguro che si migliori la sanità, perché al momento ci sono delle lacune molto pesanti. Che le piante organiche vengono già fatti i concorsi e vengono fatte tutto quello che c'è veramente nella rete ospedaliera che è stata approvata da poco, quindi che viene tutto attuato, perché è facile dalle parole e poi dobbiamo passare ai fatti ed è importante, perché in ospedale si sta veramente male, specialmente che i posti sono tutti ridotti, poi sono ridotti anche le piante organiche, è tutto ridotto, quindi c'è un dimensionamento per gli operatori sanitari non indifferente. Scusa, tu che ti aspetti per una sanità migliore? Sicuramente investimenti migliori, bisogna puntare sulla sanità. Ma l'ospedale di Castelvetrano funziona? Sotto alcuni aspetti non funziona al meglio, potrebbe funzionare molto meglio. Per esempio? Per esempio so che molti reparti hanno problemi a livello strutturale anche, quindi bisogna migliorare soprattutto sotto questo punto di vista. Lei cosa si aspetta per una sanità che funzioni al meglio? Ma sicuramente migliori servizi, per esempio bisognerebbe accorciare i tempi delle liste di attesa, cioè, mi risulta che ancora sono un po' lunghette. E questo secondo lei perché? Perché ci sono troppi malati di quelle liste d'attesa o perché c'è una carenza d'organico?
No, secondo me c'è una carenza di organico, almeno all'ospedale di Castelvetrano mi risulta che c'è una carenza di organico. Speriamo che al più presto ci possano essere nuovi concorsi e quindi un migliore funzionamento di tutta la macchina sanitaria. Grazie. Mi scusi, cosa pensi che bisogna fare per una sanità migliore? Ma intanto una delle cose più urgenti è quella di fare i concorsi, perché nella nostra provincia, ma anche in tutta la Sicilia, c'è una carenza di primari che è una cosa veramente estremamente complicata, diciamo, perché non consente di poter dare la possibilità di evolvere i reparti, insomma, di dare un'assistenza adeguata, eccetera. Signora, mi scusi, per una sanità migliore che si aspetta? Secondo me in primo luogo bisognerebbe tener conto di quelle che sono le esigenze dell'utente e non badare soltanto a quelli che sono calcoli freddi, matematici, di bilancio, ma guardare a quelle che sono appunto le esigenze dei cittadini che sempre più spesso sono costretti ad andare fuori la Sicilia per curarsi, perché purtroppo quelli che sono gli standard locali non sono come quelli delle altre regioni. Sono adeguati. Sì, e lo dimostra comunque quello che è l'esodo dei malati dalla Sicilia nelle altre regioni italiane, soprattutto al nord. Quindi io mi augurerei che anche in Sicilia l'eccellenza non sia soltanto una cosa isolata come oggi avviene, ma che possa essere sempre più diffusa. Per una sanità migliore che si aspetta? Mi aspetto che ci siano interventi atti a migliorare quella che è la nostra sanità, soprattutto nel nostro territorio che è stato sempre veramente molto criticato e ci sono stati veramente di abbandono, parliamo in diverse strutture. Io penso che questa sera ci saranno tante persone che potranno parlare meglio di sanità e poter presentare quello che è un progetto per rivedere e rivalorizzare anche questo settore proprio nel nostro territorio.